Signori, salve a tutti. Io sono Michele Finizio. Come già la mia collega vi ha introdotto prima, non vi annoierò nuovamente su cos'è una specie aliena, ma vi parlerò direttamente del mio lavoro su una specie lontana dal nostro paese, che è lo scoiattolo variabile. Perché scoiattolo variabile? Perché può presentare diverse colorazioni del mantello, che come potete vedere vanno dal rosso, dal nero o comunque parti con colori differenti. Questa specie è originaria del sud-est asiatico, è un roditore diurno, arboricolo, e è arrivata in Italia, ma anche in altre parti d'Europa e non solo, anche in Giappone, attraverso vari canali di introduzione che sono in questo caso il commercio di animali da compagnia e poi successiva fuga da allevamenti o da proprietà private o rilascio intenzionale da parte dei cittadini. Classico discorso che si fa per tutte le specie aliene, motivo principale della loro diffusione. In Italia tale specie è arrivata alla fine degli anni 80 a Maratea, in cui è stata rilasciata in una villa privata da un cittadino, e da lì queste 3-4 coppie in dispersione hanno colonizzato, come potete vedere, tutta la costa, finché poi altri privati hanno ben pensato, dato il riscosso successo che stava ottenendo questo animale, questo puccioso animale, è stato traslocato a Piano dei Peri, frazione di Trecchnia. Ciò ha permesso di superare delle barriere ecologiche, come potete vedere, che sono le montagne, che relegavano questa specie lungo costa, e quindi di poter colonizzare un ambiente ancora più, diciamo, favorevole per questa specie che la valle fluviale del fiume Noce. Ma non solo, gli individui che sono rimasti lungo la costa, poi in dispersione hanno colonizzato sia il settentrione della regione Calabria, dovuta anche dalla piantumazione di conifere, sia il meridione della regione Campania, quindi presente nel Parco Nazionale del Cilento. Allora, quindi, le caratteristiche che rendono questa specie comunque altamente adattabile è che si possono generare popolazioni sane, effettive, da un numero comunque ridotto di individui, caratteristica comunque della maggior parte dei roditori. Inoltre, capacità di adattamento già detta, rapido incremento dell'areale, è dovuta comunque sicuramente dall'alta capacità di dispersione. E inoltre una lifespan, quindi una durata della vita relativamente lunga. Infatti si è visto che in cattività in media questi individui vivono fino a 12-13 anni. Esistono moltissime sottospecie, come vi ho detto prima, fenotipicamente vengono assunti vari tipi di colorazioni, ma la sottospecie specifica che è arrivata qui in Italia è quella originaria del Myanmar, che presenta una colorazione del mantello grigia, addome bianco, punta della coda bianca. Lo scoiattolo variabile in sé ha tre periodi riproduttivi: aprile, luglio-agosto, novembre-dicembre, quindi occupa quasi tutto l'anno. Vengono generati da uno o due individui e la maturità sessuale precoce è raggiunta al secondo anno di vita. Lo spettro alimentare risulta essere molto ampio, infatti possono nutrirsi di germogli, frutta di qualsiasi tipo, coni di qualsiasi tipo di conifera, nidiaci e uova, e inoltre insetti xilofagi, che sono gli insetti che si nutrono del legno. E proprio per questo, quest'ultimo, diciamo, elemento dell'alimentazione, avviene una pratica comunque molto dannosa da un punto di vista ecologico, che è il bark stripping, ossia lo scortecciamento, cioè la rimozione fisica di intere sezioni della corteccia che lascia scoperti gli organismi vegetali a eventuali parassiti. Inoltre i danni economici sono veramente tanti. Io ho svolto un lavoro di tesi in Basilicata, parlato proprio con contadini nella valle fluviale del fiume Noce, sono odiati, chiedono di poterli cacciare, chiedono di poterli fucilare, ovviamente inutile come cosa. E per quale motivo? Proprio perché causano danni alle colture. Questo è un limone, ma in realtà, come detto prima, mangiano tutto, dai pomodori alle ghiande, qualsiasi cosa. E ad alberi scortecciati. Ma non solo. Loro danneggiano anche cavi elettrici e tubature. Non si vedono i tubi rosicchiati, ma questa era la casetta di campagna di un contadino di Trecchina,
E i tubi gli servivano sia per il proprio uso domestico, ma sia per irrigare i campi. E periodicamente doveva cambiare questi tubi perché loro li rosicchiano e causano danni. Immaginate questo per lungo la costa e la valle fluviale del fiume Noce, i danni comunque sono considerevoli. È ripartito il video. Ok, i danni ecologici. Ovviamente sono animali molto, diciamo, insaziabili e quindi loro tendono a consumare con altissima voracità i semi e quindi tendono a impattare sulla componente vegetale e quindi impattando sulla componente vegetale impattano anche su quella animale. E non solo, dalla pubblicazione diciamo, ci sono dei dati che accertano l'altissimo impatto sull'avifauna perché tendono comunque a predare nidiaci e uova e ovviamente diciamo, l'avifauna nostrana non presenta adattamenti per poter contrastare questo fenomeno predatorio. Inoltre, trasmissione di nuovi parassiti alle specie autoctone. E questo comunque è un tema molto sentito e che suscita molta preoccupazione, soprattutto per una delle nostre specie endemiche, che è lo scoiattolo nero meridionale. Endemica presente in regione Calabria e regione Basilicata, quindi in espansione è un dato molto positivo in regione Basilicata, è caratteristico per la colorazione nera che permette, come potete vedere, di potersi ben mimetizzare lungo comunque i tronchi delle varie conifere dove vi è il maggiore approvvigionamento di coni. All'inizio del Novecento era stata definita dal Conte Lucifero come proprio specie effettiva, però la comunità scientifica di quel tempo la definì come sottospecie dello scoiattolo comune, quindi che semplicemente aveva un tratto fenotipico differente, ma nulla di tutto ciò. Solo recentemente, nel 2017, se non sbaglio, su studi ecologici, morfologici e genetici è stato visto che lo scoiattolo nero meridionale è una specie differente. Lo scopo del mio studio di tesi è stato comunque definire l'espansione potenziale di Calosciurus fileisoni e di confrontarlo con l'attuale posizione di Sciurus meridionalis, in cui l'area di campionamento oltre alla costa è stata prettamente la valle fluviale del fiume Noce. E con focus ai confini meridionali del Parco Nazionale Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Allora, per poter diciamo, ottenere le posizioni GPS che mi servivano per il mio studio, ho potuto comunque effettuare sia monitoraggi indiretti che diretti. Indiretti quando non ho constatato la presenza diretta dell'animale, ma segni di presenza, come ad esempio frutta mangiata, i coni mangiati che, come si può vedere, si differenziano magari da un cono mangiato da un topo, il morso comunque più raffazzonato, inoltre il topo tende minuziosamente anche per la maggior parte delle volte, a mangiare anche la parte apicale che negli sciuridi risulta comunque non consumata. Inoltre i nidi vabbè, lo scortecciamento che già ve ne ho parlato prima. Oppure il contatto diretto in cui osservavo la presenza diretta dell'animale, oppure attraverso i richiami di allarme che vengono effettuati quando ci si avvicina a un nido. Oh, scusatemi. E che è questo? Allora, per la mia tesi ho utilizzato Maxent, che è un software open source che attraverso variabili ecogeografiche e punti GPS restituisce una mappa di idoneità ambientale in cui, come vi ha già parlato la mia collega, i colori freddi, il blu, rappresenta assenza di idoneità ambientale, assenza di probabilità di ritrovare quella specie. Invece, il rosso, che rappresenta il massimo di probabilità di idoneità ambientale, rappresenta comunque un'alta probabilità che quella specie si presenti, ovviamente dove è stato documentato che quella specie si trovi in quel momento. Le variabili che comunque ho utilizzato sono l'altitudine, la pendenza, l'esposizione, distanza dal tessuto urbano, dai fiumi, dalle strade e altri valori prelevati dalla carta della natura di Ispra.
Ma non solo. Ho prelevato come variabili anche gli ambienti idonei, riunendoli in tre macro categorie, che sono i cespuglieti, i boschi e le piantagioni. Come potete vedere, questa mappa riassume l'altissima adattabilità di questa specie, in cui non necessariamente indica dove potete vedere che quella specie sia presente, ma che potrebbe trovare ambienti idonei. In la maggior parte comunque cioè la maggior parte no, però in moltissimi ambienti presenti in regione Basilicata. Ma inoltre questo grafico rappresenta quali sono le variabili comunque più importanti. Allora, per ottenere la mappa che avete visto prima, Maxent genera comunque tantissimi modelli e li riassume nel modello finale, che è quello che vi ho illustrato precedentemente. Quindi, quello che voglio portare alla vostra attenzione è l'importanza di permutazione, che alla fine illustra l'importanza di quelle variabili, però solo sul modello finale. Quindi effettivamente sono i valori utili da vagliare. E le variabili più importanti sono l'altitudine, la distanza dei boschi, la distanza delle strade. L'altitudine ha valore un dato già presente in bibliografia, cioè che la specie aliena non è sta difficilmente raggiunge i 1000 metri di altitudine, oltre non è presente, e inoltre la distanza dei boschi, che sono comunque l'habitat, diciamo la nicchia ecologica che prettamente occupa, dove nidifica, e la distanza dalle strade. Vi potete chiedere perché la distanza dalle strade? Perché questi animali utilizzano i cavi elettrici presenti sulle strade per facilitare i propri spostamenti. Ovviamente il consumo energetico risulta essere minore. Spostandosi magari da una zona di nidificazione a una zona di approvvigionamento, invece di saltare da un albero all'altro, e ciò ovviamente facilita anche gli spostamenti. Questo è il confronto tra la mappa di idoneità ambientale con le attuali posizioni occupate dalla nostra specie endemica. Come potete vedere, in alcuni casi addirittura vi è una leggera sovrapposizione, in altri no. Dove non vi è la sovrapposizione, vi è il colore blu, ricade proprio nelle aree in cui diciamo, l'altitudine non è idonea per la presenza della specie aliena. In parte ciò che è rassicurante è che non vi è proprio cioè vi è una frammentazione delle zone di idoneità ambientale, però ovviamente, dato che in passato vi è stata una traslocazione, se avvenisse nuovamente, le aree in cui la specie ormai si è ormai adattata, potrebbero essere nuovamente occupate e arrecare dei danni comunque ingenti, come attualmente si stanno verificando nella valle fluviale del fiume Noce. Allora, l'Italia risulta essere l'unica nazione che presenta tutte le specie di sciuridi alieni presenti in Europa. Oltre allo scoiattolo variabile, è presente lo scoiattolo grigio nordamericano, il Tamia siberiana e lo scoiattolo di Pallas, che appartiene allo stesso genere dello scoiattolo variabile. Attualmente non si hanno, diciamo, dati sull'interazione tra le due specie, però da uno studio recente sono state viste le interazioni tra lo scoiattolo di Pallas, che come vi ho detto appartiene allo stesso genere e presenta le stesse abitudini, con lo scoiattolo comune, e si è visto come vi sia comunque una densità ridotta della specie comunque autoctona, un tasso riproduttivo minore, dimensioni corporee minori, densità per ettaro nettamente minori, ovviamente per la specie nostrana. Inoltre, Calosciurus filaisoni risulta essere l'unica specie attualmente non presente ancora nella blacklist delle specie aliene, cosa che invece presentano comunque le specie aliene che ho citato precedentemente, in cui vi è il divieto di eradicazione, il divieto di commercio, quindi di introduzione, e di notificazione se vi è l'introduzione di suddetta specie con la successiva eradicazione. Ovviamente è auspicabile che venga attuato un piano di gestione il più celermente possibile, perché l'areale occupato è veramente alto, il settentrione della regione Calabria, in cui ricade nel Parco Nazionale del Pollino, regione Basilicata, in cui non ricade all'interno, fortunatamente, nel Parco Nazionale Pinio Lucano Valdaglia Lago Negrese, però diciamo, l'area occupata è prossima.
e il Parco Nazionale del Cilento, che è Regione Campania. Inoltre è consigliabile utilizzare gabbie trappole con successiva ridicazione, abbattimento, perché oltre ad essere la metodologia più economica, è anche quella più efficiente. Ma per me sarà cioè, è fondamentale informare sia i locali dei giusti metodi di monitoraggio e eventuale radicazione, ma anche dei componenti animaliste che hanno creato veramente molti problemi, non solo in life precedenti attuati comunque in regione Basilicata, ma anche per quanto riguarda life sull'eradicazione dello scoiattolo grigio, in cui ci sono stati movimenti ambientalisti che hanno comunque si sono opposti in tutti i modi. Se cercate su internet, addirittura vi è un blog che addirittura parla del perché non si debba eradicare lo scoiattolo grigio nordamericano e fa disinformazione. E quindi far capire, soprattutto diciamo dalle scuole primarie, è fondamentale far capire del perché le specie aliene siano comunque pericolosissime per la biodiversità animale e vegetale, e soprattutto per la nostra specie endemica. Grazie per l'attenzione. Ci sono domande? Prego. Durante il lavoro di tesi hai avuto la possibilità di capire qual era l'approccio della popolazione generale verso la Lucius? Non ti parlo in particolare degli agricoltori o delle persone che avevano morto, quindi avevano Ma danni dell'approccio delle collaterali? persone? Sì, Allora. della diciamo, percezione della Sì. specie per la persona comune, non agricoltore o non. Allora, per la persona comune, allora io mi sono dovuto spostare tramite navigatore. E per trovare alcune zone. Alcune volte su internet mi è capitato di trovare, ma involontariamente scrivevo magari quella zona e per sbaglio, cioè, con TripAdvisor mi è uscito comunque un B&B, cliccando per curiosità, anche perché alcune volte comunque dovevo soggiornare per i monitoraggi, vedevo i commenti per vedere se effettivamente quel B&B fosse idoneo e trovavo i commenti delle persone che dicevano il B&B è fantastico, i commenti tecnici e poi cercavo gli scoiattoli bellissimi, mio figlio si è emozionato, quegli scoiattoli, guarda, incredibile. Ovviamente era a Maratea, acqua fredda, dove è la scoiattolo alieno e quindi ci sono due fazioni, le persone che li amano e le persone che li odiano, ma non solo i contadini, anche le persone, cioè, andando vicino Trekkinia, ovviamente io cercavo di comunque anche informazioni, e andando in alcuni negozi, anche in una panetteria, chiedevo, scusate, avete mai sentito parlare? E loro ma nemmeno mi facevano finire, dello scoiattolo, è un incubo, cioè è impossibile, quindi solo chi ci abita sa i problemi, il turista non Quindi capisce. soltanto il lato Il lato positivo positivo, in della alcune zone, loro, cioè le persone, non fanno contratti telefonici fissi, perché già sanno che comunque i cavi elettrici o comunque le linee ADSL sono inutili, hanno tutto il telefonino. Diciamo, è comica, però in realtà non dovrebbe esserlo. Prego, ci sono altre domande? Prego. Hai citato molti fattori del passato, alcuni altri quindi, una pressione antropica, Sì. hai usato un sistema affidabile e quantitativo Allora, per questi valori, pressione antropica, sensibilità ambientale, sono valori, come già detto, presi da Carta della Natura di Ispra, però questi valori sono valori comunque qualitativi, che per carità potevano essere usati su Maxent, però per aumentare il potere predittivo li ho trasformati in valori quantitativi, quindi numerici. Però non solo, dato che le aree urbane non viene assegnato un valore, perché i valori vanno, come lei saprà, da molto basso a molto alto. Però il tessuto urbano non viene classificato e per Maxent cioè, non possono esserci valori nulli, perché è come se ci fosse un buco e quindi l'analisi non viene fatta. Quindi nelle zone urbane ho posto come valore lo 0, poi da molto basso a molto alto i valori da 1 a 5. Spero di essere stato chiaro. Grazie. Prego. Prego.
lo volevo chiedere, più che altro una curiosità, ma in Italia non ci sono predatori naturali in questo scoiattolo? Allora, per farti capire, non ci sono i predatori. Inoltre il problema che parlavo di nidiaci e di uova è che, per farti capire, faccio un esempio con lo scoiattolo rosso. I predatori ci sono per lo scoiattolo rosso, però se tu fai il confronto con lo scoiattolo grigio nordamericano, perché è difficile che ci siano predatori? Per il peso corporeo. Il peso corporeo è maggiore. Lo scoiattolo grigio nordamericano arriva a pesare 500 grammi, è molto più grande, e quindi non c'è un adattamento dei predatori nostrani per poterlo predare, è anche molto più aggressivo. E quindi, anche se il Calosciurus filasoni è più piccolo, non ci sono predatori che presentano tali adattamenti per poterlo comunque predare. Inoltre, sono stati fatti anche degli studi, sempre sullo scoiattolo grigio nordamericano, in Irlanda se non sbaglio, in cui con sempre introdotti per commercio e perché sono carini, ed è stato visto come questi scoiattoli grigi nordamericani in Irlanda siano predabili dalle martore, e invece come lo scoiattolo rosso presenti invece degli adattamenti per evitarli. Quindi è tutta una questione di adattamenti. In questo caso non ci sono i predatori, la specie altamente adattabile va in dispersione. Ci sono tantissime, diciamo, per quanto riguarda l'alimentazione, c'è moltissimo cibo e la specie quindi tende a diffondersi, non dico proprio velocemente, ma abbastanza. Prego. Una rapidissima domanda, certo. Che prima avevo dimenticato di fare. Come mai è scelto come fattore la vicinanza alle strade e non la presenza di elettrodotti? La vicinanza alle strade? E non la presenza di elettrodotti magari in bassa tensione, che sono quelli che facilitano in realtà poi più di tutto, come mi dicevi, la dispersione. Allora, a distanza dalle strade, perché come ti ho detto, perché loro utilizzano per spostarsi i cavi elettrici. Però i cavi elettrici a volte sono su strada. Sì, molte volte, per farti capire, cioè, quando si fa un monitoraggio, no? Lo saprei meglio di me, si decide il transetto da fare. Ma molte volte io guidavo e li vedevo. Cioè, molte volte mi è capitato di dovermi guardavo lo scoiattolo, dovevo guardare avanti e indietro se c'erano auto, se c'era un posto per parcheggiare, piantarmi e vedere effettivamente dove c'era, prendevo la posizione GPS, perché davvero era più semplice vederli sulle strade che se tu volevi fare un monitoraggio non ne vedevi nemmeno uno. Se invece tu camminavi per andare in quel punto in cui sapevi per bibliografia che lì c'era, tu lì li trovavi. Per questo. Per quanto riguarda l'elettrodotto, ti dico la verità, non ci ho pensato, non mi inventerò nessuna scusa palese, non ci ho pensato, ti dico la verità, non inventerò menzogne. Allora, i dati sono pochi, gli studi sul monitoraggio, per farti capire, sono davvero pochi. Sentendo anche il professor Aloise, che si occupa di monitoraggi su questa specie aliena, i dati sono pochi dovuti anche dal Covid, quindi i dati per adesso sono ancora troppo pochi per studiare in ambito genetico l'omozigosi. Inoltre è stato già visto per altri roditori che l'omozigosi non incide sulla fitness di questi animali, e quindi penso, però ovviamente sono mie supposizioni, che non ricada su questa specie, dato che ovviamente da 3-4 coppie rilasciate a Maratea c'è stata questa comunque diffusione. Spero di essere stato chiaro.